Il futuro dell'Europa e dell'Italia dipende dai ragazzi, indiscussi protagonisti a Caorle del secondo meeting dei giovani. Record di presenze e un successo inaspettato, segno che c'è la necessità di confrontarsi sui grandi temi d'attualità. Invece troviamo una vivacità di creatività straordinaria, oggi 2000 giovani qui a Caorle, che saranno loro quelli che promuoveranno questi bandi, bandi importanti, bandi per crescere economicamente, per poi aiutare tutti. Solo un paese che cresce alla forza di buone politiche. E devo dire che oggi sono quasi emozionato, non immaginavo tanto. C'è un grande entusiasmo, una grande voglia di fare. Questo gratifica il duro lavoro della Regione del Veneto.